Buongiorno a tutti, finalmente siamo beh, in tempo. Eh, sono qui per dire due parole. Eh, oggi sono particolarmente emozionata. Eh, sono qui in due vesti, eh, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e eh, File. Per me, eh, questo, questa serie di dialoghi Um, mi sono entrati nel cuore, li volevo e mi sono entrati nel cuore e da Fiorentina ho pensato che nessuno più di Bernardo, di padre Bernardo, potesse, potesse parlare di questa parte così importante, che è come quando, quando ci troviamo a, a vivere i momenti del limite, che sono quelli più dolorosi. Possiamo poi in realtà avere la spiritualità e come la spiritualità ci può aiutare a viverli. Allora, eh, come oggi, eh, 15 anni fa, proprio il 21 di eh, gennaio di 15 anni fa, 23 persone come me e personalità fiorentine hanno creato File. Ci siamo ritrovati da un notaio e abbiamo creato questa fondazione e fra le quali voglio ricordare anche il proprietario del Nicolini, il signor Pagliai che credo oggi sia qui, sì l'ho visto, e che ringrazio di questa ospitalità, insieme all'avvocato Lucchesi, eh, l'amico Lucchesi che con l'opera del Duomo ci ha concesso tutto questo. E nello stesso tempo nel 2017 si festeggeranno i 25 anni della nascita della Fondazione Cassa di Risparmio, non della banca, chiaramente, che è nata molto prima, ma nel 92 con la legge Amato le fondazioni bancarie e la banca si sono scisse e quindi la banca ha fatto la sua strada di business e la fondazione invece è stata quella e le fondazioni bancarie sono state quelle che sono state al servizio delle necessità del territorio. Allora in questo io piccolo topolino contro un elefante come è la, eh, la fondazione Cassa di Risparmio, come file, eh, noi abbiamo voluto e siamo qui in ascolto delle necessità del territorio per dei problemi specifici e l'ente in maniera molto più grande sempre per le necessità del territorio che sono quelle che eh, ci danno la misura di quello che noi possiamo fare per migliorare la qualità della vita delle persone nella fragilità, nel dolore, nell'essere senza lavoro, nella povertà, nella fame, eccetera. Quindi mi sento intera eh, facendo parte di questi due enti e sono felice oggi di lasciare al professor Ros Rossi Ferrini, amico che è stato fino a pochissimo tempo fa vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio, ma soprattutto persona di grande equilibrio e grande scienziato, è padre Bernardo, che ogni giorno sta a ascoltare eh, lassù, da quel suo monte, bello, bellissimo, il dolore di tante persone che si rivolgono a lui e cerca di trovare parole e talvolta forse sta anche silenzioso. E quindi lo ringrazio molto di essere qui e ringrazio voi che siete venuti a ascoltarci. Grazie. Ma eh, ringrazio della presentazione la dottoressa Carmi. Io dovrei a mia volta presentare e introdurre eh, il padre Avate. Eh, Bernardo. Ecco, devo dire che è un'impresa particolarmente difficile perché eh, Padre Bernardo è conosciuto da tutti i fiorentini e devo dire anche amato da tutti i fiorentini. È una persona di grande cultura, è un uomo importante diciamo, nella Chiesa fiorentina ma anche un uomo che è particolarmente aperto al dialogo. E questa volta il dialogo che noi vi presentiamo è un dialogo difficilissimo, perché è un dialogo dentro se stesso, cioè nella ricerca di un qualche cosa che dia un scopo, un senso, un motivo alla vita e a tutto quello di bello e di brutto che la vita ci può offrire. In definitiva il dialogo è quello famoso che pone la filosofia, chi siamo, dove veniamo dove veniamo, dove andiamo e quindi è un qualche cosa di particolarmente difficile. Io direi che la ricerca... Scusate, io a questo punto mi metto seduto perché sennò non posso far rimanere in piedi per tutto il tempo in cui parlerà, se no mi verranno mal di schiena. E comunque è un dialogo, dicevo, difficile e ne sono assolutamente convinto. Perché perché siamo sempre alla ricerca di un qualche cosa. Eh, la vita nostra è una vita che è sintetizzata per alcuni aspetti da una poesia bellissima e terribile insieme, qual è quella di Salvatore Quasimodo, ed è subito sera. Ciascuno è solo nel cuore della nuda terra, trafitto da un raggio di sole ed è subito sera. Ecco, io vorrei di tutta questa poesia considerare un secondo due momenti particolari, uh -huh. cioè solo la solitudine e un altro aspetto è il trafitto. Trafitto non vuol dire accarezzato dal raggio di sole, vuol dire trafitto. Quindi un qualche cosa che è doloroso di per sé, è doloroso perché il raggio di sole nella nostra vita è effimero. E allora ecco che proprio questo ci porta al desiderio, alla necessità di un qualche cosa che non sia effimero come questo raggio di sole, ma che invece dia un senso. Ai problemi che inevitabilmente incontriamo nella nostra vita, diamo un senso alla concezione della morte che alla fin fine è il destino della nostra vita, perlomeno della nostra vita materiale, terrena. Ecco quindi che già nella poesia ermetica, però che si apre francamente a tanti nostri sentimenti, di Salvatore Quasimodo, c'è in noce quello che noi eh, dovremo. Cercheremo di fare, di sentire quello in cui ci accompagnerà, in questo dialogo, nell'uomo dentro se stesso, ci accompagnerà Padre Bernardo. E quando quindi noi nasciamo, ecco il discorso della solitudine, ma più che altro dell'effimero di questo raggio di sole, sappiamo che dovremo morire. Ecco, questo non c'è dubbio. E sappiamo anche che nella vita ci saranno delle gioie, lo speriamo tanto, ma sappiamo anche per certo che ci saranno dei dolori e tanti dolori. Ecco, e allora perché eh, tutto questo? Mi ricordo di uno studio che è stato fatto molto brillante, io sono medico, dalla Kuber Ross, la quale di fronte alla notizia di una malattia mortale, ha ben identificato dei momenti, più che delle fasi, nelle quali praticamente che attraversa la persona che ha avuto questa notizia di una malattia mortale. La prima fase è la fase della negazione. Dice, ma come? Ma è possibile? Ma che cosa dicono? Io non sto così male dovete avere questa malattia. Ecco, e allora ecco, è la fase della negazione, è la fase in cui c'è una ricerca di qualcuno che dica qualcosa di diverso. Poi la seconda fase è la fase della rabbia. Ma perché a me? È possibile che proprio sia toccato a me questo destino così difficile. La terza. Fase, il terzo momento, io parlo di momenti o di fasi, ma non sono fasi che necessariamente si susseguono nel tempo, ma possono anche imbricarsi tra loro. La terza fase è la fase del patteggiamento, cioè dopo la negazione, dopo la rabbia, viene la ricerca di un qualche cosa che a un certo momento possa spiegare, possa in qualche maniera portare ad adattarsi a questo destino ineluttabile e così difficile. Ecco, e la fase del patteggiamento è la fase che precede la fase dell'adattamento, è l'adattamento a questa situazione. Queste sono curve rosse. E io credo che nella vita di ciascuno di noi, nel momento in cui si nasce, sappiamo cioè che dovremo morire, che dovremo anche soffrire, c'è inevitabilmente il percorso lungo queste fasi. La prima fase è la negazione, cioè il giovane non ha paura della morte perché se la vede come un qualcosa di lontano, il giovane nega la morte, l'eroe, io un eroe vecchio è difficile che ci sia, non l'ho mai visto, di eroi giovani sì ce ne sono tanti, proprio perché hanno distanti il concetto della morte. E dopo ecco c'è la fase della rabbia. E forse nella vita di ciascuno di noi c'è cioè la rabbia dell'adolescenza, dell il distacco nella famiglia, i primi dolori, i primi contrasti che vengono vissuti in questa maniera così rabbiosa. E mi sembra che proprio questa fase si adatti bene alla rabbia descritta della del Rossi. Poi c'è la terza fase, ed è quella nella quale noi dobbiamo oggi particolarmente insistere. E fare delle considerazioni, anzi che dovrà farà sicuramente Padre Bernardo, la fase del patteggiamento, la ricerca di un qualche cosa che dia un senso al nostro dolore. E questo io credo che è veramente molto, molto difficile. Ci sono, credo, in questo patteggiamento due possibilità. Una possibilità è quella di credere. Credere in un'esistenza dell'aldilà, in un Dio che ci ha creato, che ci vuole bene, che ci assiste, che ci segue, che ci ha dei dolori perché noi non sappiamo perché ma ce li dà e che a un certo momento hanno anche questi un senso. Nella vita nostra e nella vita dell'umanità. E questa è una cosa molto importante eh, che aiuta tantissimo, credo. Ciascuno di noi a superare i momenti difficili della vita. Poi c'è anche la possibilità invece di non accettare l'idea di questo Dio che ci ha creato e che ci vuole bene, ma nel creare in noi stessi un Dio, cioè che si chiama Ideale. Ecco, le persone che occupano la loro vita che la spendono per un ideale, beh, anche quelle hanno la possibilità di eh, credere in qualche cosa, perché in definitiva bisogna credere, perché altrimenti non andremo assolutamente avanti. E questo credere nell'ideale, in questo idolo che noi abbiamo creato e che però è importante, può giustificare tante cose. È bellissima, molte se la ricorderanno quelli che hanno fatto gli studi classici. Exegi Monumentum Ere perennios, è nel terzo tomo della, delle odi di eh, Orazio. Ho eretto un monumento più duratura dell'oro e mi sembra che dica più alto delle piramidi, che non distruggerà il vento terribile, che non distruggerà l'acqua, che non distruggerà il tempo. E poi ecco, importante, spiega bene il concetto sempre eh, Orazio, eh, di me sopravviverà una parte, ecco, questo è il concetto che praticamente può guidare anche in chi crede in un ideale. O in una maniera o in un'altra c'è poi l'accettazione. L'accettazione che spesso c'è, spesso non c'è, spesso va e viene, perché questo certamente, ripeto, non sono fasi che si superano, non sono scalini che si salgono, ma in definitiva dei momenti nei quali si svolge la nostra... E queste fasi appunto dell'adattamento dell può essere un adattamento... Quale è quello di un bue che a un certo momento si vede calato un gioco, che lo accetta e che passivamente porta il peso di questo gioco? Oppure ecco, molto più raramente devo dire, il, non il peso passivo di un gioco, ma un gioco che uno si prende che se lo porta, e che se lo porta avanti da sé. È quello dei vari martiri, per esempio, che accettano la morte, l'accettano perché sanno... Che in questa maniera testimoniano la loro fede e in qualche maniera si eh, eh, praticamente mettono nelle condizioni di essere vicino al dolore di Cristo sulla croce. Ecco, quindi anche questo martiri, anche i martiri per un ideale che non sia un ideale cristiano. I martiri, per esempio, accettano la morte gridando viva la patria! Ecco. Beh, anche quello in definitiva è un'accettazione di una morte per un ideale. Io non vorrei parlare troppo, <ride> ho parlato troppo e chiedo proprio invece a padre Bernardo, chiedevo l'abate, ma comunque padre abate Bernardo, di accompagnarci con mano lungo questo percorso e credo che questa fase del patteggiamento sia una fase particolarmente importante e che lui certamente potrà aiutarci a scoprire e anche a schematizzare. Grazie di quello che dirà, grazie di essere venuto e francamente grazie di tutto quello che sta facendo per la città di Firenze e per l'umanità. Grazie, grazie di cuore. Professore, grazie di cuore. Sono io che, idealmente, a nome dei tanti malati curati da lei con passione e competenza, le dico grazie per come ha esercitato ed esercita la sua professione, che è vocazione. Così come ringrazio l'amica carissima Donatella delle sue parole, e Mauro, che ci ha spalancato questa bellissima bomboniera dove risuona bellezza, spettacolo e ascolto e ringrazio voi tutti. Io sono sempre più convinto che Firenze vada debernardizzata quanto prima e invece così ecco la vostra pazienza, la vostra benevolenza nei miei riguardi eh, oggi si fa presenza eh, che mi stupisce e mi riempie di emozione. Ho anche la agognata occasione da quel 13 ottobre scorso di chiedere di nuovo scuso ufficialmente per la mia agitata reazione a un concerto del File una sera a San Miniato. Era la sera del 13 e mi piace proprio iniziare da un mio limite: proprio perché l'abito bianco non vi inganni e la presunta autorevolezza del titolo di abate di San Miniato non vi faccia pensare che sotto queste lane si nascondi una creatura diversa da, dal limite che inabita il cuore di ogni vivente. Quindi eh, sono memore di quella mia reazione scomposta per la tensione di quella sera, sono felice che l'amicizia col file, con tutto quello che fa il file e i suoi ideali, eh, abbia resistito a quel mio nervoso e sono ben felice davvero di poter contribuire a questo tema che il professore ha inscritto consapevolmente in un momento da me mai vissuto ma che tante volte mi capita di ascoltare le persone che iniziano a fare potentemente e drammaticamente i conti con quella dimensione della nostra creaturalità, così voglio parlare la nostra condizione umana segnata insuperabilmente da un limite, un limite che può diventare minaccioso nel momento della malattia e nella prossimità della morte. Ho impiegato una parola, lo so, forte. Creaturalità implica già di per sé stesso una eh, interpretazione nel segno della fede, perché parlare di creaturalità significa presupporre un creatore, significa riconoscersi alterità rispetto ad un altro, e proprio questo credo sia il delicatissimo crinale che proviamo con qualche spunto a percorrere insieme. Io ho steso il mio consueto tappetino di foglie, che come la copertina di Linus, che viene a rassicurarmi e per analoga rassicurazione, ma soprattutto come possibile intuizione di quello che eh, il professore ha evocato, vorrei dire proprio la notte del patteggiamento, quando qualcuno riconosce la presenza sgradita e sgradevole di una malattia, una bomba d'orologia innescata, ma trova nel cuore qualche risorsa per eh, porsi eh, dialetticamente contro questa forza disgregante. E chiede aiuto ad un poeta, Evaristo Seghetta Andreoli, che ha questa lirica che credo davvero ci costringa a riflettere, a far nostro il tema dell'imperfezione dell'uomo, cioè il suo non essere perfetto, compiuto, adempiuto in senso assoluto, recando proprio di fatto in sé un limite. È sfilata via anche questa notte con l'effetto clessidra, nello scorrere dei granelli giù verso il basso, lento come l'acqua del fosso, dove la collina spiana, dove si rispecchia la luna. Eccomi qui, aggrappato al vetro opaco di questa bottiglia. Spazio finito, lume di candela che imperterrito anela a oltrepassare la sfera del tempo, sospeso fra alfa ed omica. Intanto la notte al giorno lega l'io, inquieto e imperfetto, che magnifico annega. Ecco. Trovo molto bella ed evocativa questa immersione di un io inquieto ed imperfetto che si riconosce annegante ma con questa qualificazione importante, magnifico. Trovo in questo realismo eh, i parametri con cui... Tornare a riproporci, a farlo cordialmente, senza illusioni ideologiche, senza nostalgie di un passato che non può tornare, ma a riproporci cordialmente una certa idea di umanesimo, riconoscendo proprio nell'uomo, seppure segnato da questa imperfezione una sua magnificenza, se non altro nel poter elaborare un pensiero di sé che, proprio come il patteggiamento evocato dal professore, presuppone non si rassegna in senso assoluto, desolante alla propria distruzione, che tenta questa risalita del crinale, che prova appunto a riscoprire dentro di sé, comunque, nonostante la minaccia di quel limite, una possibile ulteriore ragione di vita. Ed è molto bella questa immagine anche del tempo, uno spazio finito, lume di candela che imperterrito anela a oltrepassare la sfera del tempo sospeso fra alfa e omega. Ecco, questa grande esperienza che ci caratterizza e non può non caratterizzarci, anzi, noi il tempo lo riconosciamo come il dono dei doni, quello che ci permette di accorgerci e di misurare una possibile reale diversità e anche qui la mia proposta è una proposta che viene naturalmente da uno sguardo di fede, quello per cui al finale del primo atto del Cavaliere della Rosa la marescialla arriva a dire misurando il tempo come invecchiamento della sua pur magnifica corporità, il tempo è una creatura di Dio e anch'esso un giorno dovrà obbedirgli. Ecco questa fuga verso una situazione che trasfigura il tempo in quell'eternità appunto fra alfa ed omega ed è proprio nel riscoprire questa stessa speranza una misura per noi importante di dignità con la quale non ci arrendiamo ad una consunzione piena, totale e priva di senso ma questo mio discorso come in fondo la diagnosi del professore non prende le mosse da una visione, direi, ottimistica e banale della condizione umana. Anzi, io volevo condividere con voi uno dei ricordi più forti e tetri, se vogliamo, di Francesco Guicciardini, il numero 161, questo pensatore che con altri potremmo dire inaugura la modernità e gli scrive quando io considero a quanti accidenti e pericoli di infermità, di caso, di violenza e in modi infiniti è sottoposta la vita dell'uomo, quante cose bisogna concorrino nello anno a volere che la ricolta, cioè il raccolto, sia buona, non è di che io mi meraviglio più che vedere un uomo vecchio un anno fertile. Altre parole, parafrasando, Guicciardini ci sta dicendo che, avendo ben presente quali siano gli infiniti accidenti che possono con il loro limite distruggere l'uomo, e del resto quante infinite contingenze possono mandare alla malora un raccolto, una battaglia, la siccità, l'eccesso di acqua, di neve, eccetera, egli dice di niente più mi meraviglio che vedere un uomo vecchio, un anno fertile. Questa meraviglia e questo stupore di Guicciardini, come già vi ho detto, è intriso in realtà di cupo pessimismo, perché pare davvero dirci che in fondo l'anzianità è un buon raccolto alla fine, pur con le mille preoccupazioni che l'intelligenza dell'uomo può eventualmente elaborare resta sempre evidentemente una casualità. Ed è questa una delle grandi tentazioni che stanno nel nostro cuore, soprattutto quando ci accorgiamo sulla nostra pelle della vulnerabilità di questa magnificenza dell'uomo. Esso è magnifico, certo, ma più forse nella potenzialità dell'elaborazione dei suoi pensieri che nel quotidiano lottare con la vita. Ecco, io vorrei insieme con voi stamani possibilmente qualificare la meraviglia del Guicciardini. Da un lato non perdendo di vista il patteggiamento di cui ci ricordava il professore, un patteggiamento appunto che significa fare i conti con, li, con quel limite, riconoscerlo, ma non fermarci. E farlo magari con alcuni possibili venti, il vento della bellezza, il vento della speranza. Qualcuno dirà il vento dell'illusione. Io stamani sono in mezzo a voi, non potrebbe essere diversamente, a proporvi sommessamente una certa quale plausibilità del vento della fede. Ma lo faccio rispettando ovviamente la singola sensibilità di persone che qui, immaginando per quale ragione siete legati al file. Hanno vissuto esperienze di sofferenza che io non ho vissute, che dunque immediatamente mi pongono, e non lo dico per falsa modesta, ma davvero da cuore a cuore in una dimensione che mi dovrebbe rendere silenzioso e in ascolto del vostro Magistero. E tuttavia, io sono qui proprio per questo stamani, chiedendovi ascolto, prova ad ascoltare nel vostro silenzio cosa possa essere una sofferenza. Che gradualmente si arrende alla prospettiva che il Guicciardini implicitamente ci evoca di una casualità. A questa percezione mi piace immediatamente opporre, come diga di bellezza, come vento di bellezza, una splendida lirica di una poetessa che ha una voce in questo senso vibrante e che. Può davvero dirci molto con i suoi versi di questa speranza e di questo cuore che non si arrende, che patteggia. Non obbedire a chi ti dice di rinunziare all'impossibile. L'impossibile solo rende possibile la vita dell'uomo. Tu fai bene a inseguire il vento con un secchio, da te e da te soltanto si lascerà catturare. Sono versi di una potessa il cui nome, per la stanchezza e l'emozione, in questo momento non mi viene in mente, ma mi verrà sicuramente in mente più tardi. Ma qualcuno se lo ricorda, forse la ricorda. Bravissimi, proprio lei, la Guidacci. Vedete, siete più bravi di me, che io devo veramente ascoltare voi stamani. Questa immagine paradossale di un vento inseguibile con un secchio e che. Soltanto da te si lascerà catturare. È chiaro che è un'immagine, una Dunaton, si direbbe in retorica, cioè una cosa impossibile. Ma appunto la poesia con il suo portato di bellezza riesce a farci percepire come possibile l'impossibile. È il vento appunto della bellezza, di una armonia del cuore che cerchiamo di decifrare, di ritrovare, possibilmente di ricreare intorno a noi, nelle relazioni che stabiliamo, nelle cose che ammiriamo, scoprendo un di più dentro il nostro cuore attraverso l'esperienza della meraviglia e dello stupore che forse argina, magari non con grande consistenza, la meraviglia sofferta e rassegnata del Guicciardini. Questa immagine appunto della nostra Poetessa fa un tutt'uno, direi, con una riflessione di un altro poeta, ma questa volta lo leggiamo per la sua elaborazione teoretica, segnata dalla percezione vissuta sulla sua pelle, nella sua scrittura, che di fatto la bellezza, anche se elaborata attraverso dei versi che la riverberano quasi all'infinito, da sola non basta a dare essenza alla nostra. Esistenza umana. Mi sono venuti in mente, preparando confusamente questa mattinata, alcune riflessioni dallo Zibaldone del Leopardi, in modo particolare alcune sue pagine del 1820. Lì, Leopardi, con grande lucidità, ci ricorda di fatto dove tenda il cuore e l'anima dell'uomo l'anima e gli dice nel luglio 1820 cercando il piacere in tutto dove non lo trova già non può essere soddisfatta dove lo trova aborre i confini ed è importante questo qui Leopardi riconosce un aspetto credo importante cioè il fatto che l'esperienza del piacere trasfigura il limite, questo confine, questa dimensione che di fatto egli non può non riconoscere e del resto nemmeno noi come un crinale estremamente complesso per la nostra esistenza. Ma quando noi avvertiamo il piacere qualcosa di questo crinale si abbassa, sentiamo che il nostro corpo, le nostre emozioni, per qualcuno anche lo spirito, davvero si espande nella Esperienza della piacevolezza. Di nuovo ci imparentiamo col bello di cui abbiamo parlato prima, ma qui devo dire e voglio includere tutta la gamma dell'esperienza del piacevole, non escludendo naturalmente anche questa mirabile architettura sensuale che porta con sé tra l'altro il riverbero della bellezza di Dio, la sua immagine e la sua somiglianza, che è il nostro corpo, il nostro volto, e guai a chi, in nome di una dimensione assolutamente riduttivistica della rivelazione biblica, ritene che il cristianesimo divorzi con la corporeità. Anzi, al contrario, tutta l'incarnazione è un'esperienza di insistenza sulla corporeità come luogo teologico dell'esperienza della salvezza e dell'amore di Dio. Dunque Leopardi ci ha avvertito, riprendo in mano la mia copertina, per cui quando si sperimenta il piacere si aborre i confini. E allora egli ci consegna una riflessione importante ricordando con grande lucidità che effettivamente l'uomo e i piaceri L'incontra assai raramente, ma riconosce alla nostra intelligenza, al nostro cuore, una prospettiva ulteriore, e in questo forse ci dà un contributo in più rispetto al Guicciardini, al suo sguardo lucido e realistico. E gli dice che quando proprio quello che vediamo ci scoraggia, ci rattriste, eccetera, eccetera, ecco che noi abbiamo l'immaginazione. In luogo della vista, dice Leopardi sempre in uno zibaldone, lavora l'immaginazione e il fantastico sottentra il reale. L'anima si immagina quello che non vede, che quell'albero, quella siepe, quella torre gli nasconde la poetica dell'infinito e va errando in uno spazio immaginario e si figura cose che non potrebbe se la sua vista si estendesse dappertutto, perché il reale escluderebbe l'immaginario. La bellezza, l'immaginazione, la fantasia, Leopardi mi sembra che spacchi uno di questi vetri del bellissimo soffitto e ci faccia volare un pochino più in alto rispetto alla diagnosi così cupa del Guicciardini. E ci dice appunto che qualunque cosa ci richiama l'idea dell'infinito è piacevole per questo così un filare, un viale di alberi di cui non arriviamo a scoprire il fine, se Pagliai potesse muovere questo soffitto e mettere magari uno specchio davanti a un altro specchio, lo ringraziamo per l'ospitalità. Avremo questa stupefacente esperienza di volti che si moltiplicano all'infinito. Io da bambino mi incantavo, forse lo farei ancora fosse possibile. Questo effetto è come quello della grandezza ma tanto maggiore quanto questa è determinata, quella si può considerare come una grandezza incircoscritta. Però, leopardi e leopardi, e se ci invita a lavorare con l'immaginazione, se dà libera via a quella poeticità dell'infinito che ognuno di noi dovrebbe comunque riscoprire, facendo parlare come ci ha fatto parlare Evaristo nella poesia con cui abbiamo iniziato questo nostro incontro, un lume di candela, un veto opaco di bottiglia come spazio finito in cui però misuriamo la possibilità di una clessidra che arriva nel nostro cuore almeno a misurare ad agognare l'infinito Leopardi, nonostante tutto questo ci ricorda con lucidità estrema quanto quell'infinito di fatto che la nostra immaginazione e la nostra fantasia può liberare, percepire, godere di fatto però non corrisponda alla realtà. Vorremmo godere dell'infinito, ma ciò che è privo di limiti esiste per noi solo come allusione, un irraggiungibile attingimento, già che esso stesso, arriva a dire Leopardi, è una forma del nulla. Pare che solamente quello che non esiste, la negazione dell'essere, il niente, possa essere senza limiti e che l'infinito venga in sostanza a essere lo stesso nulla. E allora voi capite bene che questa sorta di tensione inarrestabile che è la nostra immaginazione, la nostra fantasia, Quel deltaplano che nella notte del patteggiamento ci fa pregustare fra Alfa e Omega la possibilità di una sostanziale sospensione del tempo, quantomeno per affacciarci, se non gustare, affacciarci verso il grande orizzonte dell'eternità, di fatto, per Leopardi, è il niente. È un'esperienza di fatto importante, qualificante dell'umano, ma inevitabilmente destinata ad una frustrazione. Ecco, la bellezza di fatto ci può aiutare, la nostra capacità immaginifica, la nostra fantasia, la nostra creatività, la nostra sensibilità con cui riconoscere nella creatività altrui tutto quello che avremmo magari noi voluto dire, pensare, disegnare per prendere il volo da questa contingenza stretta e così divorante apre ma non è sufficiente a tenerci in quota ecco questo mio pensare carissimi amici e amiche non è come dire una più o meno ben costruita omelia che vuole necessariamente farvi tutti approdare all'ido della fede so che questo mio Pensare potrebbe farvi pensare questo. Io vi sto mettendo a nudo il cuore, la mia anima, vi sto in fondo raccontando la mia vita, come io attraverso queste possibili crinali ho cercato di eh, sentire trasfigurato nel mio cuore questo limite, questo limite che di fatto sento nello stesso tempo qualificante la nostra intelligenza umana. Perché vedete. Cosa sarebbe l'uomo se non si ricordasse di avere un limite, di essere limite? Quale assurda e pericolosa idolatria di se stesso potrebbe diventare l'uomo che non si ricordi di essere segnato appunto da quella che io chiamo creaturalità, ma chiamiamola pure appunto limite, imperfezione, dice. Evaristo in un'altra sua lirica e amo questa parola, amo i suoi versi dove egli in modo drammatico canta questa inquietudine da imperfezione, è quella che la grande tradizione monastica chiama, ho un confratello giovane che mi imita mentre mi levo e mi tolgo gli occhiali circa 500 volte in mezz'ora, l'ho lasciata a casa naturalmente e voi lo potete fare immaginandovi appunto cosa possa essere un Padre Bernardo preso finalmente in giro mentre fa questo esercizio che non serve assolutamente a niente se non ad allentare la tensione, ve l'ho detto, sono anch'io un caso limite, quindi abbiate, abbiate pietà. Ecco. E diceva appunto questo che nella, nella mia percezione e nella percezione di questo limite sta. Io credo uno dei grandi contributi che, direi, a tutti offra sommessamente la tradizione spirituale e la tradizione, in modo particolare, monastica, con quella sua sorta di concetto chiave dell'esperienza monastica che è l'humilitas, l'humus, l'uomo fatto di terra, di humus, sul quale naturalmente si è deposta come soffio di vito, il pneuma, la ruach del, di Dio creatore, ma nello stesso tempo l'uomo deve ricordarsi di questa sua consistenza argillosa, fragile, che evidentemente lo preserve e lo deve preservare da qualsiasi forma di autoesaltazione. Ai costi di tutti, a costo delle altre creature, a costo, come ci ha ricordato Papa Franceschi in Laudato Si, dell'ecosistema che ci ospita e che Dio ci ha affidato come cura responsabile, proprio perché non è destinato in senso assoluto l'uomo stesso, ma come l'uomo riorientato a colui da cui tutto viene, Dio, appunto. Quindi questo esercizio realistico dell'imperfezione dell'uomo, se da un lato ci sconcerta, e ci spaventa e ci costringe a dolorosi e sofforti patteggiamenti quando esso si fa esplicitamente e irrimediabilmente minaccia di morte, dall'altro però ci serve enormemente e potentemente per uno statuto per noi davvero reale e autentico della condizione dell'uomo anche per qualificare le relazioni con gli altri. Io non voglio insistere sulla relazione che per me è la relazione delle relazioni, quella con l'alterità, ma anche la relazione con gli altri, riconoscendo quel mio limite come l'inizio da cui riparte quell'altro con cui insieme vederci trasfigurati in tutte le nostre pretese di autoreferenzialità e scoprirci in una complementarità feconda di amore, feconda di giustizia. Giustizia nel linguaggio biblico vuol dire buona relazione, feconda appunto di quelle opere buone che nascono dalla, da una ritrovata percezione solidale della condizione umana proprio perché l'uomo da solo, banalmente, non ce la può fare. Vorrei dire non ce la deve fare. Ecco allora questo limite qui è un limite che ci fa prendere in prestito un'espressione molto bella di Georg Simmel che arriva a dirci come l'uomo sia un essere confinario che non ha confini. Un essere confinario che non ha confini, dove appunto il non aver confini è tutto quello che stiamo provando a intuire attraverso la bellezza, attraverso questa immaginazione che Leopardi ci ha in qualche modo consegnato, pur con molte avvertenze per l'uso e nello stesso tempo però anche l'uomo come creatura confinaria. Allora in tutto questo e su tutto questo si erge potentissimo un monito che è uno dei passaggi con cui felicemente e salutarmente mettere un po' in crisi ancora una volta la nostra finitezza. E devo dirvi che qui devo chiedere davvero soccorso ad una riflessione importante di un pensatore italo-tedesco del Novecento, Romano Guardini. Molti dei suoi insegnamenti delle sue intuizioni teologiche eh, sono sottese a tante pagine del Magistero del Vaticano II egli ci aiuta a leggere una fondamentale distinzione fra l'uomo e gli animali. E premetto che questa lettura, carissimi amici e amici, non ha naturalmente nessuna eh, squalificazione verso quelle sensibilità che, peraltro, con buona ragione, mostrano un'attenzione estrema alla vita delle altre creature che non senza buone ragioni si ritiene indisponibile per la nostra alimentazione. Io non sono un vegetariano, ma posso rispettare, di fatto rispetto, ecco, questa sensibilità. Però qui il nostro ragionamento si sposta su un ambito, oserei dire, eh, filosofico. Dice Romano Guardini, un animale è immediatamente identico a se stesso. Diciamo più esattamente, per un animale non esistono domande, è come è, inserito e risolto nel proprio ambiente. Di qui l'impressione di naturalezza che l'animale ci fa. Esso è tutto quanto come deve essere in rapporto alla sua essenza e alle condizioni ambientali. L'istinto che naturalmente... Può permettere ovviamente risposte anche molto varie, diremmo intelligente, alla modificazione dell'ambiente, delle diverse sollecitazioni che possono minacciare o al contrario qualificare la vita di un animale. Ma di fatto noi non possiamo non parlare di una naturalezza istintiva, guardando al pur straordinario comportamento degli animali. Con l'uomo le cose non stanno così. Egli non si risolve in ciò che è e in ciò che esiste riferito a lui. Egli può porsi in distanza da se stesso e riflettere su se stesso, può giudicarsi, può desiderarsi al di là di ciò che è, in direzione di ciò che vorrebbe o dovrebbe essere. Qui, guardini, ci sta credo aiutando a riscoprire proprio l'uomo in quella sua dimensione morale, nel senso alto e bello di questa parola, in direzione di ciò che vorrebbe o dovrebbe essere. Nella sua dimensione morale significa in tutta l'avventura della libertà dell'uomo, nello scoprire e scoprirsi in relazione con gli altri, ma anche con idee che mettono in crisi la sua istintiva autoaffermazione, quella che potremmo chiamare suo impeto di sopravvivenza. E in questa prospettiva appunto, può iniziare deve iniziare, di fatto inizia per ciascuno di noi la grande avventura del confronto con gli altri, con le esigenze mie personali e quelle dell'altro che mi sta di fronte iniziando come ormai le scienze umane ci hanno definitivamente dimostrato fin dai primissimi istanti della nostra vita, addirittura fetale. Questa è la grande avventura dell'uomo nella sua capacità di pensare su tutto questo, non limitarsi a viverlo istintivamente. E qui il nostro guardini usa una parola fondamentale che mi serve stamani tantissimo proprio per... Buona pace di Leopardi e ancora più di Guicciardini, provare a distendere un po' queste vostre ali, queste nostre ali del cuore che tante volte ecco, si lascia un po' imprigionare in gabbie di disillusione e di rassegnazione, gabbie che hanno anch'esso una loro ragionevolezza. Eh. Però qui siamo insieme a dirci, ed è credo la spiritualità, o, scusate l'espressione impropria, direi veramente la filosofia, Ecco, questa è la parola giusta del file, non vogliamo essere prigionieri della paura. Non vogliamo essere rassegnati alla sopravvivenza, vogliamo provare a uscire fuori da noi stessi per tendere una mano per intercettare la mano di chi in quell'ordigno quell orologeria tenta o si rassegna a morire prima di quanto può e deve morire. Quindi a noi ci piace una parola che Guardini qui usa: desiderare. Questa parola che contiene come. L'etimologia dimostra, anche se naturalmente la mia è un'etimologia poetica, la stella Sidus, quella presenza infinita che sta nella finitezza del nostro cuore. L'uomo, dice Guardini, può desiderarsi al di là di ciò che è in direzione, al di là di ciò che è e in direzione di ciò che vorrebbe o dovrebbe essere. Una sorta, mi piace dire, il desiderio di cometa per la quale tornano potentemente alla memoria le parole dello stesso Pascal in uno dei suoi pensieri, poche parole ma le vorrei, anche se in italiano, citare con esattezza. L'uomo, dice Pascal, supera infinitamente l'uomo. È un sostanziale paralogismo, ma ci serve proprio perché laddove si attenua al rigore logico si espande però una prospettiva che a noi sembra rendere giustizia di questa struttura desiderante del cuore dell'uomo che Leopardi in realtà ha già in parte fotografato ma vorrei dire una fotografia bellissima ma in bianco e nero noi abbiamo bisogno del colore lo so che faccio un po' il retore qui ma ci stiamo noi in questa prospettiva per cui Effettivamente, pensare che questa immaginazione che gusta l'infinito sia alla fine solo e soltanto un esercizio di virtualità originato, ancorato ed esercitato in rapporto ad un, nu ad un nulla, ci sembra una prospettiva che raggeli la nostra dignità umana. Essa trova una definizione autorevole in questa prospettiva che io sono solito citare perché forse nessuno più di lui riesce a scolpirla con parole che hanno una oggettività anche logica di straordinaria pregnanza e anche perché in fondo dai suoi libri che la cultura novecentesca di fatto diventa in tante sue espressioni quello che è diventata e lo dico naturalmente con un giudizio intellettuale oso usare questo aggettivo cioè non banalmente di parte riconoscendo del genio quando Levi-Strauss in Tristi Tropici ci ricorda un dato che l'immediatezza in fondo inaugurata da Guicciardini non può non dirci il mondo, scrive Levi-Strauss è cominciato senza l'uomo e finirà senza di lui Abbiamo sì l'illusione di poter difendere col potere e la tecnologia quanto le nostre culture hanno elaborato, cercando di disarmare progressivamente la natura. Ma quanto alle creazioni dello spirito umano, il loro senso, qui si pensa e si deve pensare a tutto, arte e bellezza compreso, il loro senso non esiste che in rapporto all'uomo e si confonderanno nel disordine quando egli sarà scomparso. Voi capite bene che in questa prospettiva l'uomo e le sue creazioni di fatto resteranno in un futuro planetario, cosmico che la scienza ci aiuta, tra l'altro, ad immaginare sempre con più precisione di fatto non resteranno che con la stessa consistenza di un fossile. Di un fossile, ecco qui credo sia davvero questo percorso davvero molto tortuoso di cui vi chiedo scusa, ma abitualmente prima delle conferenze dormo poco e poi voi ne pagate il triste conto. E per questo io stamane ero convinto di trovare il Niccoline completamente vuoto, ma la vostra bontà non ha limiti. E allora ecco che io credo che arriviamo qui davvero a questo fondamentale discrimine di prospettiva, ecco, e che sempre in questo percorso così autobiografico che vi propongo è arrivato a, in fondo, a proporre anche al mio stesso cuore la prospettiva che davvero tutto di noi non fosse che destinato a diventare un fossile, con la sola differenza che non ci sarà nessuno che lo potrà catalogare, eventualmente scoprire, anzitutto catalogare e possibilmente conservare e custodire. Amore è questo senso d'ali, averle, aprirle. Fendere con il petto un elemento ignoto finora e a un tratto divenuto la patria. Come sono lontani il guscio e il bozzolo a cui credemmo appartenere, il buio dove crescemmo e dove non faremo mai più ritorno. Lieta o dolorosa che sia, la nostra ultima sorte, ormai siamo per sempre segnati dal cielo. E questi sono versi ancora della Guidacci perché mi servono per un battito d'ali, ancora una volta, come ella immagina rileggendo poeticamente un evento del tutto naturale, come ci direbbe Guardini, l'istintività naturale, del tutto inscrivibile in quella vicenda che Levi-Strauss in Tristi Tropici riconosce certamente ammirabile dall'uomo ma che ha come confine solo e soltanto il soggetto uomo finché esista. Però la nostra guidacci in questo contemplare la metamorfosi di bozzoli che dall'oscurità finalmente diventano farfalle e quindi possono spiccare il volo per essere finalmente creature segnate dal cielo ci introduce un'esperienza che a nostro modesto avviso in fondo può essere una coltre di rugiada luminosa che su quei fossili tratteggiati da Levi Strauss restituisce al nostro inquieto indagare, al nostro desiderare uno statuto più forte, quello appunto della speranza. Lo stesso Leopardi, non vi voglio annoiare con troppe citazioni, arriva davvero a riconoscere all'uomo questa duplice dimensione dell'attesa e della speranza, in uno dei fogli qui per terra, ma qui lo lascio, appunto l'uomo che attende perché desidera, ma l'esito è quel nulla di cui si è parlato. Però la nostra Guidacci ci parla di amore. Amore e questo senso di ali, averle, aprirle, fendere con il petto un elemento ignoto finora e a un tratto divenuto la patria. L'amore come spinta di un desiderio che davvero sembra dare ragione a Pascal, l'uomo che infinitamente supera l'uomo. Insisto sull'amore riconoscendo di percorrere sentieri mille volte percorsi, per cui le mie parole vi suoneranno come estremamente banali, ma qui devo anche e voglio soprattutto recuperare che quella dimensione che il professore ha evocato all'inizio, la dimensione appunto di un ideale per il quale spendersi, il suo, quello di una medicina al servizio dell'uomo nella sua integrità, non esclusivamente corporea. È il magisterio e la testimonianza che lo hanno reso e lo rendono grande ai nostri cuori, al nostro sguardo. E da lui possiamo accogliere questa prospettiva perché più che parole sono la sua vita. Non è possibile immaginare un medico che abbia esercitato così la sua professione senza amore. Amore per la sua professione, amore per le sue passioni, amore per gli altri che gli arrivano segnati da un limite che minaccia la loro capacità di amare, il loro volo. Su quest'amore, in questo magnifico bozzolo di bellezza che è questo piccolo teatro, credo possiamo davvero ritrovarci tutti, nella prospettiva cioè di una cura, di un'attenzione, di un desiderio che con la stessa forza, lo stesso statuto dell'amore, qualunque amore sia ben chiaro, eh, di fatto ci ha consegnato, e guai se non fosse successa a ciascuno di noi, quell'esperienza più o meno transitoria, più o meno ragionevole, più o meno giustificata, per cui a un certo punto, come diceva il mio confratello americano Thomas Merton, amando, l'uomo sperimenta, seppure per qualche istante, una sua onnipotenza famosa frase di Gabriele Marcel, quando dico che ti amo, dico che tu non morirai mai. Un'espressione, una citazione notissima, fin troppo scontata, ma che ci riporta davvero a questa dimensione fortissima dell'amore, che restituisce, io credo, una dignità alla nostra condizione umana, una dignità che davvero ce la fa gustare come... Avventurata ad una prospettiva orientata ad una prospettiva avventurosa quanto si vuole, ma che in quanto amore, cioè in quanto tensione infinita verso l'altro, non può di per sé conoscere o perlomeno ipotizzare un limite assolutamente invalicabile. Guardate che il nostro Dio, il Dio di Gesù Cristo, è credibile dal mio punto di vista solo e soltanto perché amore, amore amante ed amore amato. In altre parole, la prospettiva che in fondo la vicenda del Signore Gesù ci prospetta come dato storicamente verificabile, nel senso non che pretenda che tutti riconoscano in Gesù il figlio di Dio, ma tutti possiamo verificare nel racconto del Vangelo un tratto oggettivo del Signore Gesù, la sua passione per l'umano. Cioè noi riconosciamo in Gesù un Dio alla ricerca dell'uomo, un Dio che ama per essere amato un Dio che desidera di essere desiderato dall'uomo. Questo sconfinamento di Dio nell'umano attraverso il vettore dell'amore è quello che lo rende di fatto, come dire, credibile e affidabile, perché ci riconosciamo il nostro stesso movimento, cioè noi come Lui assetati di amore e di essere amati e desiderati per dare adempimento alla nostra condizione umana preso atto che da soli non ci bastiamo, da soli non ce la possiamo fare, quel limite di cui si è parlato prima, quel confine che grazie a Dio ci fa ricordare appunto la necessità inderogabile per l'uomo su tutti i versanti, economico, sociale, politico. Di non installarsi in se stesso. Come fa per sopravvivere l'animale? Guardini ce l'ha insegnato: l'uomo è un animale esodico, desiderante, che si pone in distanza da se stesso con tutti i rischi che ciò comporta. Ma in questo noi ci riconosciamo l'avventura di Dio nei nostri riguardi. Un'avventura. Dirà Bonifer a carissimo prezzo, come la croce del Signore Gesù implica e mostra che chiude di fatto una parabola che fin dall'inizio, la sua nascita a Betlemme, è nel segno di questo rischio supremo di non essere accettato, di non essere accolto. Gesù nasce, ce lo ha ricordato il racconto di Natale, recentemente fuori Betlemme perché Luca postilla per lui, per loro non c'era posto in albergo, è un dettaglio reale ma simbolico anche naturalmente. E che nella riflessione tutta teologica del prologo diventa, ma i suoi non lo hanno accolto, a quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio, è l'unica volta in cui nel Nuovo Testamento esiste la parola potere con un'accezione assolutamente positiva perché in realtà è un non potere perché la passività dell'essere risucchiati per così dire per grazia e per misteri in questo amore che ci fa riscoprire in questa dimensione oggettivamente debole, fragile, incompiuta che è la nostra figliolanza la nostra figliolanza il grande limite con cui nasciamo perché senza un padre o una madre noi non possiamo nascere. Generalmente, generalmente, senza un padre o una madre o comunque chi la buona sorte o la provvidenza ci mette accanto, noi possiamo crescere. Allora ecco, vedete che è questa dimensione davvero che Simmel ha magnificamente sigillato, l'uomo come creatura confinaria senza confine. E che questa esperienza... Del Dio, del Vangelo di Gesù Cristo, viene così potentemente a narrarci sotto un profilo, ed è qui la forza che è un tutt'uno con la nostra percezione. Lo devo dire senza nessuna rivendicazione che Leve Strauss giustamente condannerebbe eurocentrica, ma tutta la nostra prospettiva storica, geografica, cioè. Una narrazione, quella del Vangelo, che qualifica le coordinate dello spazio e del tempo in cui si muove Dio attraverso Gesù Cristo, perché l'uomo possa riscoprire come in questo quadro spaziale e temporale questa nostra vita. Se Lui è venuto a perderla per noi, noi la possiamo perdere per qualificarla, perché questo è l'altro grande paradosso. Chi ama la propria vita in realtà resta chiuso in essa e muore. Chi dona la propria vita muore ma in realtà vive. Il paradosso, no? Il paradosso che vi fa capire come questo amore cantato dalla eh, guidaccia è un amore davvero trasformante. È una vera e propria metamorfosi per cui dal bozzo, l'autoreferenziale, ci avventuriamo verso l'elemento ignoto. Del cielo, ma direi anche davvero del petto, cioè il nostro cuore. Qui la poetessa intuisce tutto in pochissimi versi e io vi confondo la testa con miriadi di parole, ma guardo un po' a non essere poeti, io di fatto qui posso anche fermarmi con due corollari importanti. Anche perché questa non è una chiesa, è un luogo. Eh, che ha comunque una sua misteriosità, eh, in cui un animale liturgico come chi vi parla si trova a suo agio, anche se è pieno di tensione. Si leva gli occhiali 500 volte, maleducamente dalle spalle al suo interlocutore, ma professore, sono un po' abituato col mio mestiere a eh, rivolgermi, diciamo, mi perdoni. Io so che qui. Ci sono e devono esserci sensibilità diverse. E io devo dirvi che uno dei passaggi più forti e anche più inaspettati della Laudato Si, dove il Papa Francesco va verso sentieri importanti, non è soltanto tutta la sua grande riflessione sulla condivisione dei beni. Guardate che i temi ecologici, ve lo devo dire, insomma, appartengono a un patrimonio di riflessione della Chiesa non eh, eh, come dire, improvvisato da Papa Francesco. La sua eh, bellissima enciclica è piena di citazioni di Paolo VI, di Benedetto XVI, di Giovanni Paolo II. Però ci sono naturalmente delle importanti novità ed una delle novità più significative è in una nota in cui Papa Francesco ospita, eh, vediamo di trovare il fogliettino giusto, c'è, ospita una esperienza della grande tradizione sufi, Ali al-Kahavas, la mia pronuncia dell'arbo credo sia ridicola, ma vabbè, dove Egli ci dona una prospettiva importante che non possiamo e non dobbiamo liquidare col rischio di uno scivolamento non dogmatico nel panteismo. È chiaro che dal punto di vista della tradizione cristiana dovremmo stare attenti a non come dire, scivolare in una prospettiva in sede di riflessione che porti a sacrificare un dato per noi comunque importantissimo, cioè la trascendenza di Dio, ma nello stesso tempo è ben significativo che il Papa in una enciclica tesa a restituire all'uomo la consapevolezza che la terra non gli appartiene e che semmai è un patrimonio anch'esso nell'arco del tempo, quindi per generazioni che hanno lo stesso mio diritto di trovare acqua, terra meno cemento, aria pulita di quei diritti che ho io adesso, in questa prospettiva egli ci dona uno sguardo pieno di amore, che sappia ritrovare l'amore anche in tutto ciò che esiste. E questo è uno sguardo mistico appunto, uno sguardo in cui tutta la realtà, anche gli animali, ma anche le piante, acquistano, come dire, questo senso di presenza che il profeta Baroco nella scrittura eh, che noi leggiamo tra l'altro la notte di Pasqua eh, canta mirabilmente nelle stelle che rispondono a Dio dicendo eccoci le stelle, il desiderio stesso di Dio fatto astro. A dire cioè che tutta la creazione in realtà è davvero risposta ad una domanda di amore che viene da lontano. E noi in questa risposta corale, dove tutto ha una sua dignità per il semplice fatto che esiste, vorremmo in un certo senso ritrovarci per dare a questo nostro amore anche questa capacità effusiva, diffusiva, che includa e trasfigura anche la stessa penombra, la stessa ombra. La stessa oscurità, la stessa morte. Qui siamo giustamente tutti in trincea contro la morte. Qui ho un generale pluridecorato per avere dispiegato, grazie a Dio, eh, eserciti sapientissimi, scusate l'immagine metaforica, contro questo nemico che è la morte. Ma un limite nel limite è davvero escludere questa dimensione, tra l'altro così misteriosamente naturale e così misteriosamente necessaria per dare spazio ad altri che è la morte stessa. In questa prospettiva vorrei che il nostro amore avesse coraggiosamente, in fondo sul modello della stessa croce del Signore Gesù, che egli per questa cittadinanza estrema dell'amore trasforma non a caso da strumento di morte in strumento di amore, vorrei che questa nostra pupilla del cuore si dilatasse in un desiderio che non esclude più niente, che ha a cuore tutto ciò che esiste, che in questo sforzo prende sulle sue spalle anche l'oscurità, il male l'indecifrabile, l'ingiustificabile per fargli fare strada perché solo attraverso il movimento ce lo ha insegnato Tarkovsky che ricordiamo in questo suo trentennale di morti in alcune sue mirabili pagine sullo scolpire il tempo e sulla sua narrazione cinematografica davvero come racconti in cui tutta la realtà, pensa il film, il sacrificio nel suo ripetersi è destinata ad altro. Ecco che Alcavas ci dice, non bisogna dunque biasimare per partito preso la gente che cerca l'estasi nella musica e nella poesia. C'è un segreto sottile in ciascuno dei movimenti e dei suoni di questo mondo. Gli iniziati arrivano a cogliere quello che dicono il vento che soffia, gli alberi che si piegano, l'acqua che scorre le mosche che ronzano le porte che cigolano il canto degli uccelli il pizzicar di corde il fischio del flauto il sospiro dei malati il gemito dell'afflitto la poesia dice Alicava allora perché non concludere con la poesia e non poteva che essere Mariangela Gualtieri per queste sue due liriche in cui ella ci canta questo di più dell'uomo, irriducibile ad immagine, a foto, a radiografie, a fossili presenti, passati o futuri, che con la lucidità del raziocinio, ma forse senza l'ala della bellezza e dello stupore, vorrebbero inchiodarci ad un passato privo di speranze e di desiderio. Lo sento ora con una precisione che metto in parole qui per te. Dirti questa visione è semplice, nessun metraggio ci contiene, nessun confine di sponda, nessun nome bastante, in nessuna foto noi veniamo, nessuna telecamera riprende per intero questo essere nostro che slegato si estende tutto impastato di infinità. La gioia si condensa in particelle legate. Si fa sfera rotante, firmamento, si getta nella vita danzante, senza perire, senza esaurire, immotata, intoccata, seducente, conduce a sé, e il morire dei corpi non è che l'entrare fuori misura, senza chili, senza metri, senza particelle. Alleluiare, grazie.